Ciao e bentornati nel garage degli orrori. Ho preparato la Santa Cruz Eckler senza pedali e gli ho rimesso le gomme e le Maxxis con le camere d'aria perché domani la riporto a Scavezzone. Questo è un video relativamente difficile. Ho già fatto vari tentativi di conclusione sul discorso e-bike, 2 per la precisione, questo è il terzo. Non mi piacevano gli altri video che ho fatto perché in qualche modo risultavano un po' polemici, però allo stesso tempo non voglio non dire la mia, insomma. In sostanza mi dispiace ridarla a Scavezzone, nel senso che all'inizio, quando l'ho presa, diciamo che soprattutto i primi giorni, ero addirittura abbastanza sicuro che l'avrei voluta tenere. È un divertimento incredibile e veramente si macina tanto dislivello, e da un punto di vista discesistico è molto divertente. Poi, man mano che è passato il tempo, e per fortuna ce l'ho avuto in prova, un mese addirittura, una figata pazzesca, man mano che è passato il tempo, dicevo, ho iniziato a capire una cosa, e secondo me, non dico che la mia idea sia assolutamente giusta, però secondo me questa distinzione è da fare assolutamente. Ho capito che l'e-bike è completamente un altro sport dalla muscolare. E allora ho iniziato a chiedermi, ma io ho veramente così tanto tempo tra bici da strada, enduro, togliendo gli impegni, tempo libero dico, bici da strada, enduro, le camminate, d'inverno lo sci, lo sci alpinismo, per infilarci dentro anche un altro sport, l'e-bike? E la risposta è stata no, io non ho abbastanza tempo per farci stare un'altra cosa. Ed è veramente un'altra cosa, al di là di tutti i discorsi che si può fare sul motore qui e lì. Sì, il motore fa una differenza enorme e lo rende già a livello concettuale per me un altro sport, ma proprio personalmente, a livello emotivo oltre che fisico e di stanchezza, quando io tornavo a casa da un giro con l'e-bike, le sensazioni che avevo e l'emozione, diciamo, residua di ciò che avevo fatto è sempre stato completamente diverso da quello che ho con la muscolare, che è un nome orrendo da dare. Cioè, questa è la bicicletta, questa è l'e-bike, quella non è la muscolare, quella è la bicicletta, questa è l'e-bike. E oh, c'è poco da fare, personalmente io preferisco il feeling della muscolare, preferisco chi sono quando torno a casa e le sensazioni che ho e quello che ci riesco a fare, indipendentemente che sia stradale o enduristica. Quindi l'e-bike è una figata pazzesca, ma è un altro sport. Veramente non voglio sentire nessun paragone, ma qui è la guida, si va più lunghi in frenata, è più stabile, è un altro sport per forza. Quando mai sono state paragonate MotoGP e motocross? Sì, sono entrambe moto, hanno entrambe il motore, e già qui comunque una ce l'ha e una no, però non sono paragonabili. Quindi ciclisti e i bikers, secondo me, possono perfettamente convivere. Non c'è nessuna competizione tra i due e non ci deve essere nessuna competizione, perché sono sport diversi. Proprio, cioè, provandola ne ho avuto la percezione proprio nettissima. E quindi l'unica cosa, ecco, che ci tengo veramente a dire è che l'e-bike è un pochino più invasiva, diciamo, a livello naturalistico, nel senso che si riesce a pedalare in salita in posti dove normalmente non si potrebbe pedalare, quindi comunque si tende ad arare e muovere molto il terreno, e anche in discesa, per una questione di pesi, è un pochino più incisiva sui sentieri. E quindi da e-biker per questo mese, gli ultimi giri che ho fatto sono stati proprio per sistemare i sentieri. Ed è giusto proprio qui, secondo me, il discorso di comunità
tra chi sta su due ruote, i biker e biker normali, che caspita, avendo un grande potere, da un grande potere derivano grandi responsabilità, diceva lo zio di Peter Parker. E quindi secondo me chi ha l'e-bike potrebbe anche un pochino adoperare la sua batteria, dal momento che fa meno fatica per arrivare dove deve arrivare, per la manutenzione. Ma non è un discorso di sfruttamento, lo faccio anch'io con la bici normale. Però ragion di più, secondo me, dal momento che l'impatto è maggiore. E poi, senti, peace and love, everybody, non ho niente contro chi va con le bike, semplicemente per il momento è uno sport che non mi interessa. Ecco. Ci vediamo nel prossimo video, sperando di non essere stato troppo polemico. Ecco. Ciao ciao.